Ho scoperto, caro David, durante le vacanze un personaggio straordinario. Chi è il nuovo? Te lo voglio offrire, un personaggio mitico, un commentatore sportivo di Pescara. Si chiama Semproni. Tu dici che c'entra? Che c'entra con la zanzara, che c'entra con la politica, eccetera. Ma è eccezionale. Contro i tedeschi è diventato un vero e proprio culto. Credo che sia passato anche a Striscia la Notizia, ma non ce ne frega niente. Semproni nella sua filippica contro i tedeschi. State attenti un po' al dialetto abruzzese, però mi sembra comprensibile. Sentite. Avete 7-8 milioni di gente, state a parlare. Avete perso una guerra assurda, avete tenuto le mezze pazze là e ci state a dire a noi di sghettino. E poi succede nella vita, ma non è che con una persona ci identifica la cultura di un paese e la dignità di tanti uomini. Capite? A me mi fa incazzare terribilmente. Andiamo avanti. Ci cazzi di tedeschi, ste crocca esse, che mangiano solamente le piuste. Sapete manche chi è lo temballe voi? Ma avete imparato a mangiare qua quando venete? Ma dove presentate? A dove? Sapete quanti buone le rostelle? Se sapete a dove le mettevi le rostelle, caro mio? Andiamo avanti. Ma è un genio totale. È un genio. Ci vuole la traduzione, ovviamente ci vuole una traduzione simultanea, Quindi... Ma la cosa grave è che tu lo hai spolverato durante le vacanze di Natale, quando la gente normale va in montagna oppure va in qualche località di mare. L'ho ascoltato e ridevo da solo. Ecco, senti quest'altro passaggio. Questo è meraviglioso. Domani ve lo traduco in simultanea in italiano, perché alcuni passaggi. Prima discuteva dei gusti culinari dei tedeschi, diceva: la pigliate Peschettino, voi avete quel pazzo lì che ha fatto la guerra, cioè Hitler. Senti. I tedeschi dicono gli italiani sono un po' tutti come Schettino. Ma chi stai dicendo? Voi avete fatto gli spragil? Ma proprio voi parlate? Un popolo che si dovrebbe stare zitto per 100 anni, ricordo, miliardi di anni, memoria, per tutti i casini che avete fatto, e mo siete a 19, capite che siamo tutti noi, abbiamo l'Italia, un grande paese, ha una grande bandiera. Come vi permettete? Insisteva al potere, avesse fatto la guerra contro di voi per questa stupidaggine. Mi ha beccato. Gratta, gratta, ma penso, eh. Titoli del